Nel centro storico di Mondolfo torna uno degli appuntamenti più gustosi dell'anno, la spaghettata. Arrivata alla sua 75esima edizione, l'evento si svolgerà nella sua formula tradizionale tra buon cibo, espositori e tanta musica. Organizzata all'epoca dalla banda cittadina di Santa Cecilia, domenica 26 marzo Piazza Borroni sarà protagonista di quel piatto che nel 1937 ad oggi ha fatto la storia e il successo del paese, grazie alla passione dei sapienti cuochi, gli spaghetti al sugo di tonno e alici alla mondolfese, tanto da essere riconosciuto come piatto tipico regionale. In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato al 2 aprile. Illustrato alla presenza del comune e degli organizzatori, il programma. E riprendiamo la spaghettata, la 75esima edizione a tutti gli effetti, senza restrizioni, quindi ci sarà l'orchestra, ci sarà tutti i dispositivi come eravamo prima della pandemia, liberi con i tavoli, tutto. Alle 4 ci sarà la banda cittadina che fa il giro del paese scortando i cuochi che cucinano gli spaghetti. Alle ore 5 cominceranno la distribuzione degli spaghetti e accompagnati dall'orchestra I Papillon, quindi si può anche ballare. Quest'anno riusciamo anche a ballare. Venite numerosi che ci divertiremo tutti insieme. Ripartiamo con gli eventi all'aria aperta, sono degli eventi che ci permettono di ripartire con la stagione primavera e estate che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, sono coinvolte diverse associazioni del territorio con tanti volontari, quindi il ringraziamento come amministrazione comunale lo rivolgiamo proprio a loro per queste iniziative che hanno un grande valore e che sono anche molto partecipate, che coinvolgono sia i piccoli che i grandi. Ma l'evento della spaghettata prenderà il via già dal mattino con due iniziative sportive. Alle ore 9 la cicloturistica e alle 10 la camminata con partenza dalla piazza. Si intitola la cicloturistica Valle dei Tufi, organizzata da Avis Mondolfo Bikers. Come si divide il percorso? La settima cicloturistica dei Tufi percorrerà tutti i sentieri, cararecce, asfalto e strade brecciate del territorio del comune di San Costanzo e Mondolfo. Sentieri fatti esclusivamente a mano in questi anni. Il percorso è diviso in tre, il lungo di 45 km con 1500 di dislivello, il medio 35 km con 1100 di dislivello e il corto 25 km con 800 di dislivello. Vi potete iscrivere sul sito online Winning Time, ci sarà il nostro link e lì si possono iscrivere tesserati e non tesserati. Invece è tutto pronto anche per la camminata. La camminata per la vita si svolge la mattina, dedicata quest'anno ai donatori, e gli facciamo un regalo regalandogli un biglietto omaggio per la camminata, quindi buono spaghetto, tutto, perché abbiamo l'obbligo di ringraziarli per tutto quello che fanno. Ci saranno due percorsi, uno lungo e uno corto, faremo anche quest'anno vista mare e poi torneremo anche nella nostra Valle dei Tufi, quindi ci abbiamo mare e monti quest'anno, quindi molto molto particolare e accogliente.